Ciao a tutti killer, io sono Killer Ita. Oggi siamo qui nella Killercraft, appunto come leggete dal nome del mondo. Allora, prima di iniziare faccio una premessa. Come molti di voi sanno, la Popocraft dal terzo episodio in poi non è andata avanti perché avevo perso i dati del mondo. Ora, se questa serie dopo il primo, il secondo, il terzo episodio non continuerà, pensate al fatto che a me la Play ogni tanto cancella i dati, anche su GTA. Quindi aspettate che metto anche un seme generatore mondo scrivendo killer banana, perché fa bello. Killer banana. Quindi se volete entrare in questo mondo che sto per creare adesso, scrivete killer banana. Quindi difficoltà difficile e partiamo. Vediamo un po' come andrà la serie. Ovviamente, appunto, ve l'ho detto, ve lo ripeto, se si cancellano i dati non vedrete più video su questa serie. Se vedrete video, sperate che vada sempre bene. Ed eccoci qui, in acqua, giustamente. Ok, in una giungla siamo spawnati, ed è meglio. E comunque sono una pecora, sì. Ok, prenderei del legno. Tra l'altro c'è la giungla e l'unico legno delle pianure è questo. Ma io direi di prenderlo subito. Guarda quanto è grande quest'albero. Siamo spawnati in un punto favorevole perché qui si potrebbe fare già dall'inizio un bel rifugio sugli alberi. Sapete, a me piace abitare sugli alberi sto gioco. Ah, quanto è bello tagliare gli alberi. Vabbè, ovviamente prendiamo un po' di legno, poi ci facciamo l'ascia e andiamo a fare i macelli. Ok, prendiamo questi ultimi pezzi di legno. Ok, comunque come sempre, come nella Popocraft, l'obiettivo sarà quello di prendere, cioè di arrivare dal drago e ucciderlo. Prendiamo la mappa, facciamo un paio di oggettini come il piccone già dall'inizio perché dobbiamo essere rapidi. Ovviamente ogni episodio. Grotta! Aspettate che facciamo una cosa. Perché mo non posso stare già in una grotta, sarebbe pericoloso. Quindi prima prendiamo un po' di pietra. Ovviamente non vi dico. C'è. Ho detto una cazzata. Allora, ovviamente può darsi che nella serie entri qualcuno, ragazzi. Ora non pensate che pum entra uno, perché poi devo sempre fidarmi, perché non sia mai che rompe tutto. Io non voglio se stronzate qui in una serie fatta così a cavolo, giusto per farvela. Facci vedere la serie, questo stai dicendo. Comunque dai, saliamo. Muoio, non sto guarendo da 2 settimane, mi sa. Ci sto da 2 settimane così. Ok, siamo ritornati in superficie. Sapete che voglio fare? Tipo faccio. Guardate lì che bello, non me ne ero accorto. Allora, ci facciamo l'ascia in pietra e andiamo a sfondare gli alberi. Mamma mia. Questo, sfondiamo gli alberi più giganti, ovviamente. Ah, comunque ragazzi, Outlast sta ancora scaricando, quindi quando caricherò sto video, spero che Outlast abbia finito di scaricare. Ringrazio Ermixita per avermi detto di fare la serie. Io poi, anche se mi aveste detto di no, l'avrei fatta lo stesso. Prendo il legno qui, che se no mi picchiate dopo. Io rimarrei l'albero a metà, però forse lo spacco tutto. Vabbè, dai, lo rompo finché posso. Che mo non posso andare su. Fine qua. Benissimo. Scusate se ogni tanto non mi sentirete, ma non è il microfono che ha problemi, ma sono io che ogni tanto devo disconnetterlo. Quindi spero che non vi preoccupiate se non mi sentite. Non sono morto, cioè quando non parlo non è che sono morto.
Allora, direi di prenderci sta carne, perché giustamente non andrei in una grotta senza carne. Cioè, minchia, ho tirato un rutto che spero non si sia sentito. Ho tipo scosso il mondo. Ovviamente, difficoltà difficile, ragazzi, cioè, è più bello. È anche più difficoltoso per me, quindi. Ok, uccidiamo quel maiale perché. Speriamo che ci dà 3 di carne, perché sennò poi andiamo lì senza carne. Col pollo crudo, cioè. Non è che duriamo. Mettiamo la sabbia qui, tanto poi cade. Come mi guardi gallino? Ma amore, dammi la carne, stronzo. Uno di carne. Essenzialmente sei una stronzata. Tra l'altro ora c'ho fame. Dai, no, non mi avvelenare. Ma fai schifo, pollo di merda. C'è un pollo così schifoso. Ma io non vorrei andare nella grotta con poca carne. Ho i dubbi. I grandi dubbi. Beh, guarda, faccio una barca. Andiamo a esplorare il mondo. Che bello il mondo! Andiamo ad esplorarlo insieme. Per fortuna si sta levando sta cosa della fame. Perché non voglio arrivare là che sto morendo. Spero che guarisca, ma voi, non so se avete visto negli altri video, c'avevo una tosse della Madonna. Ora però sta migliorando. Spero che fra qualche giorno si levi sta merda. Guarda quanto so figo in barca. Dammi la barca. Ok, ho fatto un verso strano tipo bleh, che speriamo che non vi faccia paura questo verso. Il verso del killer proprio. Le vacche. Ah, muori. Sei una vacca. Vacca. Oh, bella bella vacca. Allora, leviamo delle stronzate perché sennò poi non vediamo la carne, la pelle che ci dà. Oh, ecco. Ah, non è un cazzo. Allora, nella Popocraft avevamo avuto culo nel secondo episodio di trovare il villaggio. Spero di trovarlo anche qua. Madonna, quanti cavalli! Ce l'hanno così grosso! Cheat cicciolina. Vabbè. Mi arrivano inviti per le partite, ma non, cioè, non posso entrare perché sto registrando, signori. Uno di lana, mio Dio. Guarda quanti cazzo di maiali. Oh, qui ci facciamo la riserva. La birch. No, lancia la carne! Ho rotto maiale! Siete dei porci, adesso vi uccido tutti. Guarda quanti ce ne sono, eh. Ok, ci craftiamo una spada e un'altra ascia essenzialmente, perché. Ma perché dico essenzialmente? Troppi video di Peppo! E sappiamo tutti chi è Peppo! No, non mi guarderò molti video di Peppo perché sennò poi, guarda, dico sempre essenzialmente. Oh, guarda, guarda quanta carne c'ho di maiale. Con un paio di maiali abbiamo tutta quella carne. La carne. Ok, ci facciamo un'altra coscia bella. Un'ascia. Oh, abbiamo finito questi. E una spada. Oh, bella bella. Abbiamo finito il ciottolo, che qua si chiama ciottolo, ma in realtà sarebbe pietrisco. Sto piccone va a fanculo. Non sai che me lo tengo. Oh, perché può darsi che troviamo qualcosa che non ci serve tanto e quindi lo spacchiamo col piccone di legno. Oh, lana, grazie lupi, grazie lupi, grazie lupi, facciamo il letto, wow. Comunque, come inizio è bello, a me piacciono le serie che iniziano così, sapete? Davvero carine. Sprechiamo almeno questa ascia di merda. Muoio. Dove cazzo è la carne? Oh, eccola. Odio sto fatto che la carne scompare e poi te la ritrovi. Wow. Muori, pecoraccia. Ma perché sto usando i pugni? Boh, andiamo così. Ecco, mamma mia, l'ammazza. Quanta lana c'ho? Mamma mia, 5 di lana. Quasi quasi due letti me li faccio. Giusto per sfizio mi farò due letti. Poi vabbè, vi ho detto. Sia mai che invito qualcuno. Allora, non voglio esplorare lì. Perché secondo me lì ci sono le cose epiche. E quindi io esplorerò di qua. Ok? Essenzialmente non dovrei saltare. Ma affanculo sto essenzialmente. Comunque non dovrei saltare, però sono cattivo e lo faccio. Vacche, mi servono per la pelle, devo farmi l'armatura. Ma che ho visto la lava o vado errato? Una grotta, bella bella. Questo episodio è pieno di vacche e di grotte. Le grotte sono buchi e le vacche sono vacche, quindi vacche più buchi, capitemi? Non so se mi spiego, vacche e buchi, mi devo spiegare. Spero che mi capiate, cioè dovete essere come me per capire. Oh, mamma mia. Dammi tutto. Oh, ci possiamo fare quasi il pettorale.
Mamma mia. Comunque, ragazzi, io sono uno. Vi spiego sul fatto della serie horror. Quindi statemi a sentire. Outlast è un gioco horror. Io, vedendo qualche gameplay, mi cagavo un po' sotto. Vedo di la verità. Mi cagavo sotto. E comunque, io sono uno che se gli viene un attacco di cuore per un gioco horror è normale. Cioè, se mi viene un attacco di cuore nel primo episodio di Outlast, non preoccupatevi, è normalissimo con me. Cioè, sono uno che si caga per poco. Però, dai, la porterò quella serie. Che muoia o no, ci muoro. Capi? Ci muoro. Dovevo dirlo in un modo stupido, se no non mi trovavo. Muoia. Non dobbi dalla pelle. Vabbè, intanto facciamoci un pezzo di armatura. Top. Quanto so figo adesso? Lol, col cappellino nero lì. Che c'ha la pecora lì sopra, è troppo figo. Comunque, se devo invitare qualcuno nel mondo, già so chi. Quindi, nel caso, già nel secondo episodio ci sarà. Ci sarà. Ah, qui andiamo ad esplorare. Che tra un po' è anche. Signora Maria, esca da lì. Signora. Ah, no, sono caduto, che pirla. Ma non c'è un cazzo qui. Vabbè, prendiamo un po'. L'avete sentito? Io ho messo l'audio del gioco al massimo. Ora, se non l'avete sentito, mi son cagato. Io anche giocando a sto gioco un po' mi cago, quando ci sono, quando è buio e ci sono quelle musichette brutte. Vabbè, che perché io essenzialmente vaffanculo. E di nuovo a dire sta frase, ma io non la smetterò mai. Ok. Facciamo così. Prendiamo, facciamo la fornace. Muoio. Muoio. Adesso muoio. Ma davvero. Faccio l'ultimo. Tossisco l'ultima volta e muoio. Guarda che culo. Siamo riusciti a salire. Ma madonna. Cioè, quei amici che c'ho vanno sempre nei party. Ogni 5 secondi mi scassa le palle dicendo: il tuo amico è nel party. Vuoi entrare? Comunque, killer, non so quanti minuti è. Io nel caso vi saluto già da adesso. Ma tanto sapete, dura 15 minuti. Quindi finché non finisce. Mamma mia. Poi se qualcosa registro subito il secondo episodio perché vorrei esplorare. Però aspetta. A sto punto un rifugio ce lo facciamo. Mamma mia, signori. In realtà volevo farlo più piccolo, però. Perfetto, questo rifugio sarà il migliore. Ma batte tutti i rifugi che vedete su YouTube. E vaffa. Oh, c'ha la spada di ferro sto stronzo. Che cazzo è che c'hai già la spada di ferro di zombie di merda. Ma va, morì. Dobbiamo muoverci. Ci stanno venendo ad attaccare. Ah, ma Dio buono, questo leva. E va bene, siamo in modalità difficile, è vero. E mi sono dimenticato perché levano così tanto. Dai, dai, finiamo sto rifugio di merda. Tanto piccolo no, dobbiamo dormire noi, essenzialmente, vaffanculo l'ho ridetto. Quando io smetterò di dire sta parola, chiuderò il canale. Poi, non lo so se un giorno farò un fuck you time, ma nessuno mi fa mai domande. Ah, vi volevo chiedere una cosa, ma scrivete un po' più di commenti, dai cacchio. Non siate timidi, scrivete commenti qua sotto, bombardate. Bombardate il canale di commenti. Questo video dovete bombardarlo di commenti, cazzo. Non dovete star lì fermi. Mo muoio. Signori, muoio. Allora, sapete che faccio? Sapete che faccio? Faccio questo. Metto qua. Metto qua. E metto questa. Boom, luce. Ho fatto la luce, visto? Faccio una porta. Mi chiudo dentro. Faccio un letto. Uno zombie mi vuole stuprare. Infatti non posso dormire per via dello zombie. Metto il letto qui per bene. Mi prendo la bistecca. Prendo la spada e lo aro il culo. Muori stronzo. Che poi spero che mi droppano le carote. Ah, e finally si dorme. The fuck, ma ha spawnato qui fuori. Questa cosa non mi piace. Arrivano zombie bruciacchiaggi adesso.
Vabbè, io sostanzialmente adesso dico.